Il 14 di luglio tre città saranno coinvolte da una grande manifestazione del CRCA, Brescia, Mantova e Bergamo. Ne parliamo con il presidente del CRCA, l'avvocato Enzo Bosio. Una manifestazione importante che arriva un anno dopo quella che aveva smobilitato la questione delle deroghe l'anno scorso. Sì, la manifestazione non è solo per le deroghe, anche per il calendario problemi calendario venatorio e per il problema dei roccoli. Un insieme di problematiche che ci hanno fatto pensare a una manifestazione in piazza per far capire alla politica che insomma siamo già a fine giugno e probabilmente andremo avanti ancora un po' e non sono ancora state prese iniziative che possano portare dei risultati seri. Questa è una manifestazione che abbiamo organizzato, abbiamo in questi giorni spedito un invito a tutte le associazioni venatorie e non solo associazioni venatorie ma anche associazioni che possono essere interessate al problema caccia in genere, chiedendo un'adesione, ma più che un'adesione anche un coinvolgimento, in modo che questa diventi non la manifestazione del CRCA ma una manifestazione dove col CRCA ci sono anche delle associazioni interessate alla problematica caccia. Aspettiamo la risposta entro fine mese, dopodiché diremo a tutti chi ci sta e chi non ci sta, e comunque noi la manifestazione il 14 a Brescia, a Mantova e a Bergamo l'abbiamo già di fatto organizzata. È iniziato un altro periodo difficile, anzi non era mai predeterminato per la verità, per l'attività venatoria, non solo per la questione delle deroghe, ma anche per tutti i paletti che cercano di mettere anche da Bruxelles. Sì, c'è un tentativo dall'esterno, cioè dall'Europa, ma io credo più che altro spinto dall'Italia, dai movimenti anticaccia, dagli ambientalisti, da tutti coloro che non ci possono né vedere né sopportare, per far sì che diciamo, le iniziative ricadano sull'Europa. Noi ce ne siamo accorti, non è da adesso, è da tempo che tentano operazioni di questo genere. Vedasi l'ultima iniziativa per quanto riguarda le gabbie, la detenzione dei richiami vivi nelle gabbie, che ha avuto due diversi successi o insuccessi a seconda da che punto di vista si guardano in Europa. La verità è che il mondo politico nostro deve darsi una svegliata e non scaricare responsabilità su altri. Problema deroghe, ad esempio, abbiamo più di 4 mesi fa inviato come CRCA, con l'adesione di alcune associazioni venatorie, inviato a tutti i consiglieri regionali della Lombardia, all'assessore, uno studio che, ripeto, l'ho già detto più volte, non è non vuole essere il Vangelo, ma con delle indicazioni ben precise su un iter ben preciso per giungere alla soluzione del problema, che coinvolge sia la politica interna che la politica europea, sia la regione che lo Stato che l'eventuale Commissione europea. Abbiamo detto quali erano le cose da fare, ad oggi non abbiamo avuto né risposte, non abbiamo avuto alcun risultato, ma soprattutto non ci siamo ancora resi conto di che cosa stanno facendo i nostri politici e regionali e nazionali per risolvere il problema. Ed è per questo che il CRCA ha definito, scelto ormai di diventare un partito politico? Allora il CRCA si trasformerà in partito politico, ma non sarà il partito dei cacciatori, non sarà il partito degli agricoltori, non sarà il partito dei pescatori, sarà il movimento politico che parteciperà a delle competizioni elettorali per difendere e sostenere la civiltà rurale. Nella civiltà rurale ci sono una serie di problematiche all'interno di questo concetto da risolvere, vedremo che cosa dirà la gente, ma non credo che abbiamo soluzioni alternative, le abbiamo provate tutte. In un anno abbiamo cercato di far capire alla politica che non avevamo intenzione di fare attività politica, ma i risultati che sono venuti sono tutti di segno opposto, soprattutto a livello nazionale.
Per cui io non credo che tutti coloro che hanno intenzione di portare avanti il concetto, l'idea e il modo di vivere della civiltà rurale abbiano alternative. In queste sere sta proseguendo la fase di incontri sul territorio, proprio forse per capire anche la base come la pensa. Qual è il riscontro che avete avuto fino adesso? Ma il riscontro è sempre positivo, anzi, il riscontro, cioè la gente ci chiede di farci vedere di più. È chiaro che non è né facile né semplice, visto che noi del CRCA, non facciamo politica di professione, ognuno di noi ha la nostra attività, deve anche rendere conto, alla fine della giornata all'attività che svolge. Per cui fare politica come la fa un politico di professione per noi è diventato impossibile. Non possiamo esserci dappertutto e dare risposte a tutti. Noi piano piano stiamo facendo il nostro lavoro, stiamo portando avanti questa idea, che è l'idea della difesa della civiltà rurale, fra cui c'è anche la problematica caccia. C'è un'ottima risposta sul territorio. Poi quello che noi chiediamo è che altre persone si diano da fare. Salgano su questa piccola nave in questo momento e si diano da fare, perché poi non è solo sufficiente parlarne, ma bisogna anche lavorare. Mi auguro che a Brescia, a Bergamo anche, ma anche a Mantova, la manifestazione possa dare un risultato, ma soprattutto possa dare uno scossone al mondo della politica.